Il ministro per le pari opportunità e della famiglia, Eugenia Roccella, ha presentato all'Aquila la sua autobiografia Una famiglia radicale, pagine di vita privata e politica. L'incontro, particolarmente apprezzato, è stato promosso dalla Fondazione Magna Carta e dal suo presidente Gaetano Quagliariello. Io del libro ho apprezzato innanzitutto la scrittura e l'italiano. In secondo luogo è un libro che parla di una famiglia patriarcale. Il protagonista assoluto è il papà di Eugenia, Franco, ma c'è un altro protagonista che ha un rapporto ancora più speciale col ministro, che è il suo nonno. E la sua non solo è una famiglia patriarcale, è una famiglia siciliana. Una famiglia siciliana che risponde a molti degli stereotipi della famiglia siciliana, che incontra una delle versioni del 68 italiano, non quella ideologica, ma quella libertaria. Anche l'ex deputato Stefano Fassina ha dialogato con l'autrice, catturando l'attenzione dei tantissimi presenti. È un libro che racconta una storia vera, una storia bella, una storia intensa di una famiglia particolare, una storia che è di una famiglia, ma è anche una storia politica, perché quella famiglia radicale è anche un pezzo della storia del movimento radicale, quindi un pezzo importante della storia dell'Italia repubblicana. E la scrittura è avvincente e si capiscono anche scelte importanti che poi nel percorso politico Eugenia Roccella ha fatto. È la storia intanto anche di quegli anni e della mia famiglia, ovviamente, che era molto immersa nel clima del Partito Radicale dell'epoca. Eravamo molto molto amici di Pannella. Ed era una famiglia molto laica, molto anomala per quei tempi, un modo per elaborare anche delle sofferenze, dei lutti, delle situazioni complicate che ognuno di noi vive durante la propria esistenza. E quindi è stato anche molto forte per me la commozione in alcuni momenti, anche perché racconto alcune cose, alcune anche divertenti, a ricordarle, altre abbastanza dolorose, quindi è stata una sorta di terapia, come ogni volta che si scrive.